Come si fa la marmellata? Ciao a tutti, eccoci qui per un'altra puntata. Oggi parliamo di come si fa la marmellata o confettura, secondo il metodo che mi ha insegnato la mia mamma. Ce ne sono diverse. Io userò una tecnica che si chiama pastorizzazione per invasamento a caldo. Vi spiegherò i vari passaggi, dalla sterilizzazione dei barattoli alla fine della preparazione della marmellata. Ovviamente non c'è solo questo metodo, questo è quello che usiamo in famiglia. In particolare oggi farò la marmellata di mele e cannella. Potete farla con altra frutta. Cominciamo da una marmellata semplice, magari qualche volta poi faremo qualcosa di più complesso. Per prima cosa dobbiamo sterilizzare i barattoli. Prendiamo un pentolone di acqua fredda, ci mettiamo i barattoli e i coperchi. Portiamo all'ebollizione e devono bollire almeno 30 minuti. Le dosi: per 500 g diciamo di mele uso 160 g di zucchero, un limone, diciamo il succo del limone, e un mezzo cucchiaino di cannella. Intanto che i vasetti si stanno sterilizzando, comincio a pelare e a tagliare le mele. Dopo aver tagliato la mela a pezzetti, vado a pesarla. Voglio pesarla per arrivare a 500 grammi giusti. Spremiamo il succo di un limone e lo versiamo sulle mele. Mischiamo. Poi prendiamo una pentola, meglio se antiaderente. Versiamo il contenuto delle mele che abbiamo messo col limone. Lo zucchero e un mezzo cucchiaino di cannella. Anche qui è facoltativa la quantità, in quanto c'è chi piace più intenso, chi piace meno intenso, e un mezzo bicchiere scarso di acqua. Allora, si parla tanto di marmellate, conserve, botulino. Allora, devo dirvi due cose importanti: che innanzitutto è importante l'igiene dei vasetti, quindi bisogna sterilizzarli sempre, sia tappi che vasetti. A me hanno insegnato anche a cambiare i tappi ogni volta. Un'altra cosa importante è proprio l'invasamento a caldo della marmellata e il sottovuoto. Poi c'è da dire che, a differenza delle salse, dei sottoli, la marmellata è molto poco probabile che gli succeda qualcosa a livello di botulino, perché la frutta è acida, l'aggiunta del limone che abbiamo messo e la quantità di zucchero inibisce il botulino, quindi è quasi impossibile. Una cosa importante è che, se fate grandi quantità di marmellata, dovete usare un accorgimento che poi vi spiegherò successivamente. Comunque, vediamo per gradi. Accendiamo il fuoco e lasciamo andare mischiando almeno un 40-50 minuti. I vasetti sono pronti, prendiamo una pinza o uno straccio, qualcosa. Io li metto sulla placca da forno ad asciugare nel forno lievemente tiepido. L'ho acceso, l'ho fatto, diciamo, un pochino intiepidire, e adesso li metto dentro ad asciugare, così non uso stracci né niente per asciugare. Sempre per la sicurezza questo, eh. Ok, metto nel forno tiepido ad asciugare. Vi starete chiedendo, forse da un po', perché solo mezzo chilo di mele. La spiegazione è semplice: volevo fare un esperimento con questa marmellata con la cannella, perché non so se poi potrà piacere in casa, o perlomeno a me sicuramente, a mio marito non lo so. Per cui ho provato a fare l'esperimento solo con una piccola quantità. È ovvio che, se moltiplicate, potete fare tanti vasetti. Sono trascorsi circa 50 minuti. Ovviamente è andata piano 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 piano. Ma come faccio a sapere se la marmellata è pronta?
prendo un piattino, ci metto la marmellata. Se la marmellata scende lentamente è pronta, quasi ferma. Se scende acquosa, no, non è ancora pronta, la rimettete ancora per un po'. Questa direi che è prontissima, il profumo è favoloso. Ci siamo pronti ad invasare. Allora abbiamo preso i vasetti ancora tiepidi del forno. Prendiamo un vasetto, prendiamo la marmellata ancora bollente e la mettiamo dentro. Se scotta prendete una presina. Riempiamo fino a un centimetro dal bordo. Prendiamo il tappo, chiudiamo ben forte e mettiamo a testa in giù. Dobbiamo lasciare raffreddare completamente, ci vorrà un bel po' di ore, dopodiché possiamo ricapovolgerlo. Quando abbiamo capovolto dovrebbe essersi creato il sottovuoto. In questo caso io ho fatto pochissima marmellata, quindi la potrò conservare tranquillamente in frigo per tutto il tempo che mi servirà. Se invece doveste fare una quantità molto grossa, chili e chili, la cosa migliore è, a questo punto, dopo averla chiusa, metterla di nuovo a bollire per almeno una ventina di minuti, 30 minuti. Così la marmellata si conserverà ben per 2 anni. Tenete presente che deve essersi sempre creato il sottovuoto. Una cosa importante è distinguere marmellata da confettura, perché si fa sempre confusione. Allora, la regola dice che la marmellata è solo di agrumi, la confettura è di tutta l'altra frutta.